Hegel scrive che la filosofia è sempre in qualche modo riflessione sul proprio tempo dell'oggi, appresa questa riflessione ovviamente col pensiero. E per pensiero Hegel intende la capacità della mente umana di seguire il movimento di ciò che passa, in ciò che non passa, perché esprime il tutto, l'eterno. Nel trascorrere ed evolversi delle cose, dobbiamo vedere lo spirito maiuscolo, perché è Hegel, lo spirito eterno che si muove, come vuole Hegel, oppure comprendere. Quindi nell'evolversi delle cose, delle vicende politiche, delle vicende sociali, delle vicende fisiche, dobbiamo vedere lo spirito eterno che si muove, oppure comprendere, oppure intervenire sulle cose, come pensa a suo modo giustamente Fusaro. In altre parole, il nostro pensiero interviene sulla realtà. Secondo me, in modo molto molto semplicistico, secondo me in due modi: uno, conosce la realtà; l'altro modo è di astrarre l'idealità dalla realtà. Passo adesso la parola per presentare la persona di Diego Fusaro alla nostra Francesca, dottoressa Casna. Prego, fai del tuo meglio, perché siete giovani, eh? Se non fate bene, dietro la lavagna vi mando tutte e due. Prego, vai. Allora, per la filosofia i giovani presentano i giovani. Presento io Diego Fusaro, che è dal 2011 ricercatore in storia della filosofia all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. È il fondatore di un sito internet di dibattito filosofico e anche il direttore di una rivista filosofica che si chiama Quine. Gli interessi di ricerca di Diego Fusaro sono molteplici, ma si accentrano più che altro sulla storia della filosofia e sulla filosofia della storia, con particolare interesse per filosofi come Marx, Hegel e Gentile. C'è stato un articolo sull'Eco di Bergamo, giusto di ieri, in cui appunto, ecco sì, un supporto visivo, in cui è stata pubblicizzata la serata di stasera, con titolo "Interpretare il mondo non basta, verso una nuova filosofia della prassi". Lascio la parola a Diego. Bravo, bravo. Grazie, io sono felice e onorato di tornare in questa sede a distanza di poco più di un anno, grazie per avermi invitato. Il tema del mio incontro dovrebbe riguardare in qualche modo la filosofia della prassi e la possibilità di una nuova filosofia della prassi oggi, nell'odierna epoca che si autodefinisce post-metafisica o post-moderna. La nostra è un'epoca che da vari punti di vista è stata definita paradossale, intimamente paradossale. Io credo che uno dei tratti fondamentali, forse non il principale, ma sicuramente nemmeno troppo secondario del nostro tempo, sia il fatto che viviamo in un'epoca che si caratterizza strutturalmente per una triplice morte: la morte dell'ideale, della comunità e della azione volta a trasformare il mondo. Quello che Nietzsche a suo tempo aveva definito in forma icastica come la morte di Dio, oggi si è pienamente consumata nell'odierno deserto postmoderno. Morte di Dio significa esattamente la fine dei valori, la fine dell'ideale, la fine nella credenza di qualcosa di più grande rispetto alla miseria presente, oggi dominante su tutto il giro d'orizzonte. La nostra appunto è un'epoca disincantata. Postmoderno significa questo in fondo. Il postmoderno, che è un movimento come ampiamente noto che nasce in architettura, in filosofia indica esattamente questo: razionalizzazione di un disincantamento.
razionalizzazione della fine nella credenza in un grande ideale. Quando il grande teoreta del postmoderno, Jean-François Lyotard, 1979, nella condizione postmoderna, tratteggia le caratteristiche principali dell'epoca postmoderna, ne prospetta una definizione piuttosto chiara. Il postmoderno è l'epoca della fine delle grandi narrazioni, la fine nella credenza, nella narrazione che vi sia un senso nelle cose. Questo implica, per un verso, la fine nelle grandi credenze che avevano prospettato una trasformazione del mondo, una sua riabilitazione pratica, potremmo dire, una sua redenzione mediata dall'agire, ma poi anche segna la fine della credenza che vi sia un senso nel ritmo immanente delle cose. Il postmoderno mette in congedo l'idea di una sensatezza e implica, potremmo dire, la riconciliazione con un mondo che, pur privo di senso, è il solo possibile. Queste sono le, potremmo dire, la grande narrazione postmoderna che celebra senza fine, senza sosta, la fine delle grandi narrazioni e si impone in questo modo essa stessa come unica grande narrazione consentita nell'odierno tempo della fine delle ideologie. Per inciso faccio notare che il tema postmoderno della fine delle grandi narrazioni, proprio come l'altro tema convergente tipicamente postmoderno della fine delle ideologie, è esso stesso una grande narrazione ed è esso stesso una grande ideologia. È una grande narrazione perché appunto pretende di dissolvere il senso delle cose, il senso di un futuro altro rispetto al presente, nella realtà stessa così com'è, nelle tetragone asimmetrie dell'esistente. Ma poi anche una grande ideologia per il fatto che predica la fine delle ideologie ipostatizzando l'ideologia stessa postmoderna come unica verità possibile. L'ideologia ha questo di tipico del resto, il fatto di dichiarare ideologico tutto fuorché se stessa, nel neutralizzare cioè come ideologia ogni forma di pensiero che non sia l'ideologia stessa che liquida le altre. Oggi stiamo vivendo da 30 anni a questa parte in un tempo che continuamente, senza sosta, in maniera compulsiva, si predica come epoca post-ideologica, come epoca della fine delle ideologie e che perciò stesso, uno sguardo attento e ideologicamente non connotato, si caratterizza come l'epoca più ideologica dell'intera storia dell'umanità, come l'epoca in cui è superstite un'unica ideologia, quella appunto che predica il disincantamento, il nichilismo, la rassegnazione, la morte dell'ideale appunto. Il nostro è il tempo che, meglio di ogni altro, era stato profeticamente, con lungimiranza, tratteggiato da Pasolini. L'ultimo grande film di Pasolini, Salò, 1975, mette a tema esattamente questo processo della morte dell'ideale. Della morte dell'ideale, ma anche delle altre due grandi morti che annunciavo nell'esordio del mio intervento. La morte della comunità e la morte dell'azione redentiva, la prassi appunto. La trama del film è ampiamente nota, è un film, come sapete, che Pasolini pensa come strutturalmente inguardabile. Quel film non può essere visto perché mette a tema una società che è essa stessa inguardabile. È la società del volgare edonismo cinico, il volgare edonismo per ultimi uomini, diremmo con Nietzsche. Il volgare edonismo dell'individuo che gode illimitatamente trapassando senza sosta nella morte, potremmo dire. È il godimento mortale di cui diceva Lacan, no? Godimento illimitato che si perverte, si capovolge in pulsione di morte. La vicenda di Salò di Pasolini questo mette a tema, no? Nei giorni della Repubblica di Salò un gruppo di nazifascisti rastrella una serie di giovani corpi maschili e femminili e comincia a suppliziarli nelle maniere più indecenti, più vergognose, più scandalose, no? In un'alternanza senza sosta di godimento e morte. I corpi delle giovani e dei giovani rinchiusi nella Villa degli Orrori di Salò sono sottoposti appunto a questo supplizio in cui il godimento illimitato si alterna alla pulsione di morte, no? Appunto singoli individui in cui il legame sociale è scisso preventivamente e in cui l'unico obiettivo è il godimento illimitato che trapassa in morte, no? La società dei consumi odierna, no? In cui l'unico imperativo è il godimento illimitato che trapassa in pulsione di morte. Non è un caso, faccio notare per inciso, che tutte le grandi patologie del nostro tempo sono patologie
del godimento illimitato, no? Tossicodipendenza, bulimia e così via, no? Anoressia, sono tutte patologie dell'illimitatezza individuale. A un certo punto in quel film ci sono due scene su cui recentemente Massimo Recalcati ha portato l'attenzione nel suo splendido libro Il complesso di Telemaco, e sono due scene che appunto adombrano la morte dell'ideale nella società dei consumi. Prima scena, un giovane ragazzo viene colto all'interno della villa a intrattenere un rapporto autenticamente amoroso con una ragazza. Il reato peggiore. Nella società dei consumi non sono permessi rapporti amorosi, c'è solo il godimento acefalo e cinico dell'individuo incapace di intrattenere relazioni autentiche con l'altro. Perciò stesso il giovane viene condannato a morte. Uno dei carnefici gli ripete ossessivamente: lo sai che se noi potessimo ti uccideremmo 1000 volte, no? L'idea della illimitatezza che ritorna. Il ragazzo, prima di essere mitragliato dai suoi carnefici, compie un gesto estremo, alza il pugno chiuso, no? Saluto comunista che aveva caratterizzato una delle grandi aspettative di emancipazione nel Novecento. Prima scena. Seconda scena, troviamo immerse in una tinozza di escrementi delle giovani ragazze, suppliziate, costrette a mangiare gli escrementi, no? Simbolo della società dei consumi che coarta i suoi miseri sudditi a mangiare escrementi quotidianamente. E una di queste ragazze alza gli occhi al cielo e si rivolge così a Dio: Dio, Dio, perché ci hai abbandonati? Citazione implicita del Vangelo di Marco. Qui Pasolini raffigura due cose, o meglio la morte di due cose, dei due grandi ideali, quello comunista e quello cattolico, che avevano orientato le vite degli uomini del Novecento, conferendo ad esse un senso e una speranza in qualcosa di più grande rispetto alla miseria presente. Permettendo cioè alla loro rabbia gravida di buone ragioni di non sprofondare nel silenzio mesto dell'individuo cinico. Avevano svolto la funzione che Peter Sloterdijk chiama delle banche dell'ira, nella forma appunto di capitalizzatori sociali dell'ira, Partito Comunista, Chiesa Cattolica, in grado cioè di dare un senso, di incanalare l'ira verso cause maggiori, in grado appunto di pensare il presente come un momento di passaggio, come una miseria non ultima, come una miseria rettificabile, potremmo dire. Con quelle due scene Pasolini mette magnificamente a tema la morte dell'ideale, la morte dell'ideale nei liquami, letteralmente, della società dei consumi trionfante. L'ideale muore e con esso muore la passione trasformatrice, l'idea di una prassi capace di trasformare le geometrie dell'esistente per rettificarle. Questo è lo scenario in cui oggi siamo, magnificamente descritto da Pasolini con timbro profetico e solo oggi realizzatosi pienamente nella società dei consumi totalmente realizzata. Qui sta forse anche uno dei tratti paradossali del nostro presente, il tratto paradossale in cui appunto si intrecciano e convivono in maniera poetica, per un verso, come già dicevo, la fine dell'azione, la fine della prassi orientata a un grande ideale. Chi ancora spera in qualcosa di più grande rispetto alla società dei consumi? Chi oggi in fondo non si trova nella situazione perversa di vivere la contraddizione quotidianamente sulla propria pelle, la contraddizione di un mondo saturato dalla forma merce, dalla riduzione di tutto a merce, e al tempo stesso dall'incapacità di prospettare futuri alternativi rispetto a questa miseria? Ciascuno di noi quotidianamente percepisce la contraddizione del proprio mondo e insieme è incapace di pensare e di agire in nome di qualcosa di più grande. Questo è il paradosso in cui ci troviamo. Fine dell'azione, fine dell'ideale, morte di Dio, appunto. E in seconda battuta, l'aspetto contraddittorio, massimamente contraddittorio del nostro presente, è il fatto che siamo preda di un agire frenetico e scomposto, l'agire della tecnica. Quotidianamente siamo in balia di una prassi che della prassi tradizionale, trasformativa, volta a ridefinire le geometrie dell'esistente, conserva solo il nome. E la prassi, potremmo dire, eterodiretta dalla tecnica, la prassi volta non già a trasformare il mondo, ma a conservarlo illimitatamente. La prassi conservatrice, potremmo dire, variando la formula della prassi trasformatrice con cui alcune filosofie a vario titolo nel Novecento hanno provato a stringere fra loro l'idea della prassi e della trasformazione, voi anche della redenzione del mondo.
Il nostro appunto è il tempo in cui perversamente si intreccia la fine dell'azione trasformatrice e il proliferare illimitato della prassi conservatrice della tecnica. Il nostro è il mondo che variando, anzi prendendo a prestito la formula di un altro grande protagonista del Novecento, Jünger, potremmo chiamare l'epoca della mobilitazione totale. Siamo costantemente sottoposti a una mobilitazione totale, sempre innervata dalla spinta tecnica, la spinta tecnica della volontà di dominio e di potenza, la spinta tecnica del processo infinito di crescita, il grande imperativo che sempre di nuovo viene propalato dal discorso dominante dell'economista. Crescita infinita, crescita smisurata, bisogna crescere. E in nome di questa crescita occorre fare tutta una serie di sacrifici ai danni del pianeta e della vita stessa. Il vero tratto che distingue la prassi come tradizionalmente si era profilata nell'Ottocento e nel Novecento, nelle filosofie della prassi che avevano caratterizzato questi due secoli, e la prassi tecnicizzata odierna, sta in molti aspetti. Uno dei principali, dal mio punto di vista, è il seguente. Il fatto cioè che la prassi, così come veniva codificata da Fichte e da Marx, da Hegel e da Gentile, era una prassi strutturalmente gravida di passione trasformatrice. Era una prassi che si proponeva come orientamento teleologico la riconfigurazione dell'esistente, la trasformazione del presente in nome di un avvenire diverso e migliore, potremmo anche dire. Una prassi appunto abitata da progetti di colonizzazione del futuro in senso trasformativo. L'odierna prassi invece della tecnica è una prassi del tutto priva di pensiero, è una prassi che anzi dispensa dal pensare quanto più ci rende pratici, appunto, trasformativi. È una prassi che annienta l'elemento del pensiero, mira a renderci appunto puramente operativi, puramente ingranaggi di una mega macchina della produzione che non abbiamo creato né possiamo disciplinare. Questo peraltro emerge nitidamente anche in quel noto slogan pubblicitario di una nota marca che dice «Just do it», fallo e basta, no? Prassi fine a se stessa, privata della dimensione del pensiero, sciolta da ogni possibile meditazione. Questo appunto è uno dei tratti più inquietanti del nostro presente sicuramente, quello che rende l'uomo, come diceva Heidegger nei Beiträge, i contributi alla filosofia, diceva Heidegger, l'uomo oggi è un animale completamente tecnicizzato. Appunto il transito dallo zoon, logon, econ aristotelico, l'uomo come animale dotato di ragione, linguaggio, calcolo sociale, all'uomo puramente tecnicizzato, l'uomo che agisce senza pensare, l'uomo del calcolo senza il pensiero. La nostra, a giusto titolo, potrebbe anche essere definita, complici le ovunque trionfanti prestazioni dell'economista, l'epoca del calcolo senza il pensiero, l'epoca in cui si computa senza ragionare, in cui si misura senza pensare. No? Una delle cifre dell'epoca della tecnica, che è tomba della prassi trasformatrice e trionfo della prassi conservatrice, è proprio, potremmo dire, la fascinazione ingenua per il numero e per la cifra, per la riduzione di tutto a quantità calcolabile, in cui appunto il pensiero come dimensione critica autonoma tende a scomparire, in suo luogo regna sovrano soltanto il calcolo, di cui per inciso anche i continui assedi a cui viene sottoposta nella scuola ogni riflessione critica, dalla filosofia alla storia dell'arte, ogni elemento culturale, potremmo dire, è continuamente sottoposto a minaccia di rimozione da parte delle logiche dominanti. Heidegger aveva colto molto bene questo aspetto, anche Jünger, come già dicevo, ma Heidegger aveva colto un aspetto, potremmo dire, una cifra ontologica del nostro presente. Aveva colto il fatto, cioè, che si imponeva come tratto fondamentale del presente, dell'epoca presente, la riduzione stessa dell'essente a puro fondo illimitatamente sfruttabile, a puro Bestand, diceva Heidegger, fondo illimitatamente sfruttabile. L'epoca dell'oblio dell'essere culmina, diceva Heidegger, quando dell'essere non è più nulla, e aggiungeremmo noi con timbro marxiano in questo caso, nemmeno dell'uomo ne è più nulla nel nostro presente, dell'essere dell'uomo non ne resta più alcunché, e in luogo dell'uomo e dell'essere resta soltanto la riduzione dell'essente, uomo compreso,
a fondo illimitatamente sfruttabile, a fondo illimitatamente disponibile per le prestazioni della crescita smisurata propria della tecnica. Il nostro è il tempo in cui tutto va bene purché ce ne sia sempre di più. No? La cifra inquietante di un presente completamente tecnicizzato non sta nell'idea che perversamente certe parti politiche portano avanti secondo cui il mondo della tecnica sarebbe un mondo conservatore. Tutto il contrario, il mondo del tecnocapitalismo è un mondo rivoluzionario che continuamente trasforma la realtà, che continuamente promuove un dinamismo eracliteo di superamento di ogni limite, di trascendimento di ogni barriera, di rimozione di ogni ostacolo. Il mondo del tecnocapitalismo è un mondo che per mantenersi sempre uguale a se stesso deve continuamente trasformare tutto ciò che c'è, deve continuamente cambiare la realtà ridotta appunto a fondo illimitatamente sfruttabile. È quella che, se volete, potremmo anche chiamare la distruzione creatrice propria della tecnica, propria di un sistema che deve, per mantenersi sempre uguale a se stesso, sempre da capo trasformare tutto, sempre da capo ripetere, potremmo dire, la danza macabra della trasformazione dell'esistente. È la cifra del nostro presente questa. È un aspetto che appunto Heidegger coglieva molto bene quando nella introduzione alla metafisica diceva essere la cifra del nostro presente la devastazione della terra, la massificazione dell'uomo e il prevalere della mediocrità. Voilà, il nostro presente questo, no? Massificazione dell'uomo. Oggi l'umanità è ridotta a un pulviscolo di atomi interscambiabili, tutti pensano le stesse cose, tutti vogliono le stesse cose, no? Grande paradosso dell'epoca schiusasi con il 1989, l'epoca che doveva segnare il trionfo della libertà universale, la fuga dal collettivismo e dal livellamento produce inedite fughe verso il livellamento e verso l'omologazione, in cui ciascuno è libero e poi tutti vogliono e pensano le stesse cose. No? Paradosso dei paradossi dell'odierno scenario, in cui appunto la tecnica con il suo movimento, con il suo furore dell'accrescimento, come giustamente lo chiama Elias Canetti in Massa e Potere, il furore dell'accrescimento porta alla devastazione della terra, la crescita smisurata. Qui emerge anche per inciso la fede cieca e tenace dell'economista, l'economista che coltiva il sogno, che in realtà è un incubo, della crescita smisurata in un ecosistema finito, contraddizione in termini che comunque segna, potremmo dire, la cifra teologica del discorso dell'economista, no? Il credo qui absurdum dell'economista, la fede nell'irrazionalità allo stato puro. Ebbene, questa prassi della distruzione creatrice, di una prassi sciolta dalla dimensione del pensiero, emerge molto bene in tutta una serie di fenomeni che caratterizzano il nostro presente, e che appunto si iscrivono sotto il segno della tecnica. Pensate anche solo alla società dei consumi, il consumismo come fase suprema del capitalismo, potremmo dire, variando la formula leniniana, no? Oggi il consumismo si regge esattamente su questa continua distruzione dei prodotti che deve creare e sempre da capo ricreare, distruggerli e ricrearli. La moda, per inciso, è il modo in cui si produce l'obsolescenza programmata dei prodotti, di modo che merci perfettamente ancora funzionanti vengano dichiarate superate dalle nuove merci immesse nel flusso della circolazione e perciò stesso vengano appunto abbandonate, no? Distrutte, il ritmo di una crescita smisurata. Questo è il nostro orizzonte storico in cui potremmo dire l'elemento della prassi conservatrice e l'annientamento della prassi rivoluzionaria si intrecciano a geometrie variabili, danno luogo a una figura di una trasformazione che ha come proprio unico obiettivo il mantenimento illimitato del presente saturato dalle logiche della tecnica e della forma merce. Questo emerge molto bene se considerate quello che di tutti resta forse l'imperativo teologico, il comandamento dell'odierna società della tecnica. Non avrai altra società all'infuori di questa. Questo è il grande imperativo teologico. Rinunciate a cambiare il mondo. Siate operativi nel senso della tecnica trasformatrice, ma abbandonate ogni importuna passione progettuale volta a ridisegnare i confini del presente, volta a trasformare la sintassi del mondo, potremmo dire. No? La tecnica mira a crescere,
ma a differire illimitatamente, potremmo dire, il salto dialettico dalla quantità alla qualità, a mantenere sempre il regime della quantità crescente senza mai favorire il transito a una società di altro tipo. Questo aspetto l'aveva colto appunto molto bene Heidegger, l'aveva colto molto bene Marcuse, anche un tema che ricorre nelle riflessioni novecentesche sulla tecnica e che solo oggi mi sembra essere giunto a una sua, potremmo dire, a una sua inedita sistematizzazione nella realtà presente. Rispetto a questo la modernità, come dicevo, ha coltivato forme di prassi trasformatrice. Il progetto della modernità è un progetto altamente abitato dall'idea di una trasformazione del mondo, dall'idea di un futuro alternativo rispetto al presente. È l'epoca delle filosofie della prassi, la modernità, soprattutto nella sua fase ottocentesca e novecentesca. Forse la modernità, forse tra tutti, questo è uno dei tratti che meglio fa da linea divisoria fra la modernità e la postmodernità, il transito da una modernità che investiva sull'azione trasformatrice come medium in grado di produrre futuri alternativi e migliori, a una postmodernità invece che abbandona questa progettualità fondata sulla prassi e si consegna alla fede cieca nella conservazione illimitata del mondo così com'è, non già perché sia giusto o buono, ma semplicemente perché è. No? Il discorso oggi del dominante a ogni latitudine politica è quello dell'accettazione irriflessa dell'esistente vissuto non come il migliore dei mondi possibili, ma come il solo possibile. Nell'idea appunto che potremmo dire si siano desertificate le passioni progettuali, ecco, che avevano abitato la modernità, nell'idea che la realtà così com'è sia la sola possibilità esistente. La modernità appunto si era aperta e si inscrive idealmente nelle parole del Faust di Goethe, no? Im Anfang war die Tat, in principio era l'azione. La modernità investe filosoficamente su questa filosofia dell'azione, su questa idea della trasformazione come dell'azione come base della realtà. La troviamo appunto codificata nelle grandi filosofie dell'età moderna. Kant per primo, in certo modo, con la sua tematizzazione del soggetto pratico, del soggetto che si realizza agendo nel mondo, ma poi anche con l'idea della prima critica, l'idea del soggetto che produce attivamente la conoscenza, non è un semplice rispecchiatore del mondo dato. Conosce producendo una sintesi, produce agendo nel mondo. Ma poi anche nelle grandi filosofie idealistiche di Fichte, di Hegel, la troviamo ancora in Gentile, il quale Gentile nel suo sistema di logica scrive testualmente «Il mondo sempre è quale noi lo facciamo». Idea questa che appunto implica la visione continuamente cosmogonica, potremmo dire, della realtà. La realtà non è un dato di fatto che sta lì di fronte a noi, ma è un prodotto sempre riprodotto della nostra azione. È il risultato sempre ricreato del nostro agire. Nulla di statico, nulla di inerte, nulla di intrasformabile, dunque. Anche quando Fichte, nella sua dottrina della scienza, nelle sue molteplici versioni della dottrina della scienza, scrive che per l'io il non io deve essere il prodotto sempre trasformabile della sua azione, sta in termini metafisici, potremmo dire, mettendo a tema l'idea di un primato assoluto della prassi soggettiva sull'oggettività data del mondo. L'idea appunto che il non io, il modo in cui Fichte qualifica il mondo oggettivo, è un prodotto dell'io, non esiste come realtà autonoma, è l'esito sempre riprogrammato del fare umano. Questo vale a livello, potremmo dire, per Fichte, sia conoscitivo, nel senso che non esiste nessun oggetto per voi se non tramite la mediazione attiva del vostro pensiero che lo pone, ogni oggetto per voi esiste come pensato di un pensare, come esito di un'azione del vostro pensiero che istituisce la polarità soggetto e oggetto nell'atto del pensiero che la istituisce, appunto. L'oggetto è sempre mediato da un porre soggettivo. Non è quindi una realtà inerte che sta lì di fronte a voi e che dovete duplicare simbolicamente. Questa è la grande metafisica prassistica di Fichte, no? L'idea che lui mutua dalla Rivoluzione francese, no?
Fichte, non dimentichiamo che Fichte esordisce filosoficamente con la Rivoluzione francese, di cui canta il più grande elogio. La grande visione di un'umanità pensata come un unico soggetto, che lotta contro le proprie oggettivazioni, superandole e programmandole in forme sempre più razionali, in via rivoluzionaria, diventa la struttura stessa della dottrina della scienza, in cui sul piano etico il compito dell'io, dell'umanità, è quella di trasformare illimitatamente il proprio mondo oggettivo, senza mai assumerlo come se fosse una cosa in sé intrasformabile. No? Fichte mette a tema esattamente questo, e il grande tema della filosofia di Fichte, la lotta contro il dogmatismo, non è altro che un modo di rideclinare la lotta contro quelle visioni del mondo fatalistiche che assumono l'oggettività data del mondo come un che di resistente e di intrasformabile. Il dogmatismo è la visione del mondo di chi pensa che la realtà così com'è debba essere contemplata sul piano teorico e lasciata essere sul piano politico, accertata e accettata. Adequatio reiet intellectus sul piano conoscitivo e adequatio politica sul piano appunto sociale e politico. Fichte per tutta la vita prende di mira il dogmatismo, alludendo appunto con questa espressione a quelle visioni del mondo fatalistiche, che assumono il mondo oggettivo come intrasformabile, come indisponibile all'agire umano. Questo è un punto importante per comprendere la genesi delle moderne filosofie della prassi, da Fichte a Marx, da Marx a Gramsci a Gentile, le grandi filosofie che, tutte diverse fra loro, hanno in comune questo aspetto. Hanno in comune il fatto che la verità non è il rispecchiamento conoscitivo, l'accertamento di una realtà data che sta e che fier in equit, come dice Gentile, che non può divenire. Questa è la visione tipica della scienza, di pensare la certezza, appunto, non la verità. Rispecchiamento di una realtà oggettiva che deve essere trascritta nella nostra mente, duplicata. Hegel si farà beffe di questa visione della verità nell'Enciclopedia, dicendo che questa non è la verità ma è la certezza. Sono le richtige Vorstellungen, dice lui, le rappresentazioni esatte, ma nulla hanno a che vedere con la verità queste. La verità invece, dal punto di vista delle filosofie della prassi, implica un rapporto dinamico, dialettico fra il soggetto e l'oggetto, tale per cui il soggetto, l'umanità pensata come un unico io, diventa identica con l'oggetto, cioè con il mondo delle proprie oggettivazioni, tramite un percorso mediato da alienazione e sua restituzione, come dice Hegel, superamento dell'alienazione, in maniera tale che appunto il mondo oggettivo, che dapprima viene pensato come indipendente dall'agire umano, venga un po' alla volta riconosciuto come prodotto dell'agire umano e trasformato di modo che si accordi pienamente al soggetto. Per questo in Hegel appunto troviamo codificata nel capolavoro hegeliano La fenomenologia dello spirito il processo storico in cui l'umanità, lo spirito, giunge alla consapevolezza piena di se stesso, all'autocoscienza, e giunge alla consapevolezza che soggetto e oggetto sono in realtà identici nella loro opposizione. Si dà un'identità nell'opposizione. Il mondo oggettivo è il risultato dell'oggettivazione stessa del soggetto, potremmo dire. Per questo nella prefazione della fenomenologia dello spirito Hegel dice che il vero compito è pensare il vero come sostanza e come soggetto. Appunto pensare il vero come processo in cui il soggetto si oggettiva in forme sempre più corrispondenti alla propria soggettività. Appunto, la verità cessa di essere un rapporto di adattamento all'oggetto e inizia a essere concepita come un processo pratico trasformativo, mediato dall'azione e dal tempo, in cui si dà il venire a corrispondere fra il soggetto e l'oggetto, ovvero il venire dell'oggetto stesso a essere identico al soggetto, tramite la prassi. Questo è il grande tema delle filosofie della prassi, lo troviamo in Fichte, come dicevo, il mondo oggettivo, il non io, è un prodotto dell'io, si dà tramite la mediatezza del porre soggettivo, lo trovate chiaramente espresso in Marx anche. Le tesi su Feuerbach di Marx sono una riscrittura della dottrina della scienza di Fichte. La prima tesi su Feuerbach di Marx dice
che l'errore di Feuerbach e dei materialisti è quella di pensare il mondo oggettivo come object, come oggetto indipendente dall'agire umano, come mondo oggettivo che sta lì e che deve essere rispecchiato, laddove invece il vero modo di intendere l'oggetto è quello che lo pensa come Gegenstand, cioè come qualcosa che il soggetto stesso ha contrapposto a sé, si è posto di fronte, l'ha posto come risultato del proprio agire. E per questo in quella prima tesi Marx dice che il lato attivo, tätige Seite, l'ha scoperto l'idealismo. Solo l'idealismo ha scoperto la prassi, l'idea del farsi incessante della realtà mediata dal tempo e dalla prassi stessa, appunto. È interessante riflettere ancora su questo aspetto, cioè sul fatto che le filosofie della prassi, e qui poco importa adesso operare la distinzione fra Fichte, Marx, Gentile, Gramsci, è importante cogliere la logica unitaria che si dà come comune denominatore al di là delle pur macroscopiche differenze fra queste filosofie. L'aspetto interessante è cogliere come queste filosofie disarticolano la visione che si era venuta profilando della verità, del rapporto soggetto-oggetto nella modernità, a partire da quella che si può a giusto titolo chiamare la svolta cartesiana. In Cartesio, e qui una cattiva manualistica, una storiografia pigra, continua inerzialmente a presentare Cartesio come lo scopritore del soggetto moderno. Uno dei compiti fondamentali di una filosofia critica dovrebbe anche essere quello di rovesciare i luoghi comuni della storiografia pigra. In questo caso rovesciare il luogo comune che glorifica Cartesio come scopritore della soggettività. A un esame attento Cartesio scopre certo la soggettività, ma nell'atto stesso con cui scopre il soggetto moderno Cartesio già lo sottomette all'onnipotenza dell'oggetto. Il soggetto cartesiano è impotente nel mondo, è chiamato a rispecchiare il mondo esistente, a duplicarlo così com'è, secondo quella che Heidegger giustamente nei suoi studi su Nietzsche definiva la traduzione della verità in certezza rappresentativa. In Cartesio la verità diventa quello che dicevamo prima, cioè il rispecchiamento esatto, la corrispondenza precisa, la certitudo, appunto, al riparo da ogni dubbio e da ogni inganno del genio maligno, la corrispondenza esatta del soggetto con il mondo oggettivo. Sei nel vero quando raddoppi in maniera certa il mondo oggettivo così com'è, no? Sul piano conoscitivo, sul piano, tant'è che Cartesio è chiaramente un pensatore in bilico fra filosofia e scienza, è il pensatore in cui il modus operandi della scienza fa il suo ingresso nella filosofia, potremmo dire. E sul piano politico questa visione dell'adequatio rei et intellectus come si determina in Cartesio? Quale riverbero ha sul piano sociale e politico? Ha il fatto esattamente che l'accertamento conoscitivo si traduce politicamente, si ridispone politicamente come adattamento alle logiche del mondo, morale provvisoria, cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo, adattarsi alle logiche del proprio paese e ai suoi costumi. È una morale della Weltanpassung, diremmo, dell'adattamento all'ordine del mondo. L'adequatio rei et intellectus nell'ambito conoscitivo si ritraduce in ambito sociale e politico come adattamento all'ordine del mondo. Ed è appunto quello che Fichte critica del dogmatismo, cioè produrre il duplice movimento sinergico di rispecchiamento del mondo dato e di adattamento al timbro del mondo sociale e politico, ed è quello che Marx rinfaccia a Feuerbach. Aver, cioè Feuerbach, pensato il materialismo come adattamento conoscitivo a una materia data, infatti dirà Marx, per Feuerbach il modo fondamentale di conoscere è l'anschauen, il vedere, il rispecchiare il mondo così com'è, e sul piano sociale e politico in Feuerbach troviamo l'adattamento alla logica del mondo. La nona delle tesi su Feuerbach, che dal mio punto di vista è forse la più importante, dice testualmente che il punto massimo a cui Feuerbach può spingersi è quello della società borghese, rispecchiata come atomistica, come sistema dell'atomistica, diremmo con Hegel, cioè la società dei singoli individui. Perché? Perché appunto se tu pensi che l'oggetto sia una realtà data che devi rispecchiare,
Allora sul piano sociale e politico ciò si determina come rispecchiamento inerte della realtà sociale e politica in cui vivi, cioè la società borghese capitalistica, dice Marx. Appunto, neutralizzazione della prassi. Le filosofie della prassi invece in maniera diametralmente opposta mettono a tema, potremmo dire, la mediatezza del porre. Il sistema degli oggetti, il mondo oggettivo, non è qualcosa di indipendente da noi, non è qualcosa di altro rispetto a noi. Questo è il modo ingenuo, volgare di pensare la realtà, il modo della certezza sensibile, dirà Hegel. L'intelletto comune parte dal presupposto che nel mondo ci sia un soggetto e un oggetto e che il soggetto debba rispecchiare l'oggetto così com'è. Questa è freudianamente la scena originaria, potremmo dire, dell'intelletto comune. Ma Hegel smonta in stile idealistico questa visione ingenua dicendo che non è affatto così. Non esiste mai un soggetto e un oggetto indipendenti, ma l'oggetto esiste nella misura in cui è saputo dal soggetto e il soggetto esiste nella misura in cui ha coscienza di sé e dell'oggetto. Quelli che appunto a tutta prima sembravano due figure autonome indipendenti, soggetto e oggetto, esistono già da sempre in un nesso di reciproca mediazione. L'uno non si dà senza l'altro. L'oggetto è perché io so di esso, dice Hegel. Ogni oggetto è sempre tale nella misura in cui è pensato. Come diceva Croce, per quanto voi navighiate nel grande mare dell'essere, voi navigherete già sempre solo nel mare del pensiero. Non esiste un essere al di là del pensiero. Tutto ciò che è sempre nell'atto del vostro pensiero che lo sta pensando. Per questo ogni realismo è inequivocabilmente ingenuo, perché pretende di pensare un oggetto indipendentemente dal pensiero. Ma poiché noi abbiamo sempre a che fare solo con pensati, provate a immaginare un oggetto fuori dal vostro pensiero, è già sempre nel vostro pensiero e quindi è un pensato. L'errore del realismo, anche nelle sue versioni nuove, è quello di presupporre il pensato al pensare. Ma il pensato esiste sempre come pensato di un pensare, evidentemente. Esiste sempre, dirà Gentile, come risultato dell'atto in atto del pensare. Togliete questo atto in atto del pensare e ci sarà la morte, non ci sarà più né il mondo oggettivo né quello soggettivo. No? Esiste come risultato sempre di nuovo posto del soggetto agente. Ora, la filosofia della prassi in tutte le sue determinazioni, e qui mi limito ad abbozzare molto, molto genericamente alcuni tratti fondamentali della filosofia della prassi, uno degli aspetti fondamentali delle filosofie della prassi sta appunto nella defatalizzazione del mondo oggettivo, se volete. Il mondo oggettivo non è una realtà inerte che sta lì e che non può essere trasformata. Per attualizzare il discorso, il mondo dell'economia, dello spread, della finanza, non è un mondo che sta lì di fronte a voi e che dovete subire in silenzio, secondo il discorso oggi egemonico, non a caso nel discorso dell'economista. È semmai l'esito sempre riprodotto della prassi umana, qualcosa dunque che può essere trasformato così come è stato posto. È appunto l'esito sempre riprodotto dell'agire. Per questo dirà Gentile, nei suoi scritti di pedagogia, lo dice già, che la vera cifra dell'idealismo in ogni sua forma, lui pensa alla dialettica attualistica evidentemente, ma la vera cifra dell'idealismo, potremmo dire per estensione, è la produzione, cito Gentile, della soggettivazione dell'oggetto in cui il soggetto si è oggettivato. Cosa vuol dire questa formula? Soggettivazione dell'oggetto in cui il soggetto si è oggettivato vuol dire questo: riportare il mondo oggettivo alla dimensione del soggetto. Il mondo oggettivo, cioè, esiste come oggettivazione stessa di il soggetto, come prassi cristallizzata, potremmo dire, e in quanto tale può sempre di nuovo essere trasformato. Bisogna appunto soggettivare l'oggetto. O come dice Marx, il limite dei materialismi è che pensano l'oggetto nicht subjektiv, in maniera non soggettiva. Bisogna soggettivare l'oggetto, prendere cioè coscienza che l'oggetto esiste sempre perché è stato posto dal soggetto. Questo sul piano, badate bene, sia gnoseologico sia sociopolitico. Come sul piano gnoseologico si parte dalla falsa convinzione che l'oggetto esiste indipendentemente da noi,
per poi addivenire alla consapevolezza che in realtà è, potremmo dire con Fichte, sempre già nell'atto del pensiero, che il non io esiste sempre in forza dell'io che lo contrappone a sé e che lo risolve nella propria coscienza, no? Il mondo oggettivo per voi esiste sempre solo, ripeto, nell'atto della vostra coscienza che istituisce la polarità soggetto-oggetto nell'atto in atto del vostro pensare. E appunto la dialettica di Fichte sta nel superare continuamente il non io, cioè nel ricondurlo sempre di nuovo all'io. Apparentemente sembra opposto a voi il non io, ma poi si comprende sempre di nuovo che in realtà è posto da voi nell'atto della coscienza che lo contrappone a voi, e questo è il modo di procedere. Perché bisogna contrapporlo sempre di nuovo? Perché bisogna oggettivarsi continuamente in forme appunto di opposizione a sé? Perché non mantenere il mondo in quiete? No? Gentile lo dice benissimo. Perché il soggetto è prassi inesauribile. L'identità del soggetto non è statica, è ottenuta in via dinamica. Il soggetto è se stesso per negando la propria alterità, negandosi e negando sempre di nuovo la propria negazione. È come il fuoco, dice Gentile. Il fuoco, per essere l'elemento dinamico che è, deve sempre di nuovo, deve sempre aver bisogno di combustibile. Deve sempre aver bisogno di combustibile. Il non io, il mondo oggettivo, è appunto il combustibile che permette all'io di divampare sempre di nuovo. E sul piano sociopolitico, questo vuol dire che il mondo delle oggettivazioni, ed è l'aspetto che qui più ci interessa, il mondo delle oggettivazioni sociali, l'economia, le leggi, non esiste come mondo, potremmo dire, intrasformabile, che sta e non diviene, ma come prassi sempre riprodotta e quindi tale da poter essere trasformata. Tale da poter essere trasformata. Questo è di fondamentale importanza, credo, nel senso di quella defatalizzazione dell'esistente di cui dicevo prima. Oggi viviamo in un'epoca di fatalizzazione completa dell'esistente. Per questo non c'è spazio per la prassi, perché il mondo oggettivo viene pensato non come prodotto del soggetto, ma come natura oggettiva, in quello che potremmo definire una rinascita del dogmatismo ex post, rispetto a Fichte, una rinascita del dogmatismo. Il mondo oggettivo oggi si pensa come intrasformabile, come non sottoposto all'agire umano. Pensate anche solo al discorso dell'economista oggi sulla crisi, no? La crisi oggi, questa entità sensibilmente sovrasensibile, avrebbe detto Marx, non viene percepita come un prodotto sociale storico dell'umanità. Viene invece vissuta come se fosse una calamità naturale, vuoi anche come se fosse la peste dei Promessi Sposi. Una realtà, una calamità naturale a cui non si può porre rimedio, ci si può tuttavia salvare individualmente sottraendosi alla peste, no? Sottraendosi alla calamità. Questo è il tratto più tipico, trovo, del mondo post-1989. Il mondo in cui appunto il tecnocapitalismo trionfante si impone come natura. Potremmo dire con la formula di Spinoza, capitalismus sive natura. Oggi diventa come l'aria che respiriamo, il mondo tecnocapitalistico. Non lo si può nemmeno nominare perché significa già identificarlo come non naturale. Diventa come una natura intrasformabile, appunto. La prestazione di senso dominante è questa. È fatalità il mondo oggettivo. Devi appunto accettarlo così com'è. Secondo la duplice modalità cartesiana, appunto, del teorema di Cartesio, potremmo dire, dell'accertare e dell'accettare. Adequatio. Per questo oggi le filosofie più in vista continuano a proporre compulsivamente il ritorno dei realismi, no? Ovvero l'accettazione della realtà inemendabile del mondo oggettivo, che non sarà giusto, ma è pur sempre il solo possibile, che sarà osceno, ma non è rettificabile dalla prassi e così via, secondo le logiche ideologiche dominanti, e poi anche la grande narrazione della sopportazione del mondo. È uscito, lo cito sempre, questo libro che è uscito nel 2009 di Peter Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita, un librone di più di 1000 pagine la cui tesi si compendia in un'unica frase: se sei in dissidio con il mondo in cui vivi è te stesso che devi cambiare, la tua vita appunto, e non il mondo oggettivo. Ritorno del teorema di Cartesio appunto,
cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo. Potremmo dire un timbro stoico, l'accettazione, l'amor fati del proprio mondo oggettivo, dove appunto questa legittimazione oscena del mondo esistente, colmo di ingiustizie, di soprusi, ma pur sempre presentato come il solo possibile, avviene tramite una duplice apologia. Per un verso lo si predica come il solo possibile e per un altro verso si demonizza ogni passione trasformatrice a cui subito vengono imputate le peggiori tragedie del Novecento. No? La forma oggi dominante è quella ideologia che stringe fra loro in un abbraccio fatale l'utopia e la violenza, la trasformazione del mondo e la rinascita dei totalitarismi. No? Il mondo così com'è non è perfetto, ma non è neppure perfettibile, recita il discorso dominante. Questo emerge molto bene, quello che dicevo, questo per fare il punto della situazione anche, se pensate al fatto che oggi nel discorso dominante le azioni sono esclusivamente quelle dei titoli bancari, le azioni di borsa, le azioni bancarie, in una squalificazione completa dell'agire trasformativo proprio delle filosofie della prassi. La sola azione possibile è quella conservativa, come già dicevo, in cui appunto le apologetiche dominanti predicano il disincantamento, la fine dell'ideale, la fine della passione trasformatrice. Un titolo di un fortunato bestseller di pochi anni fa recitava «Resistere non serve a nulla», no? Timbro inequivocabilmente adattivo del nostro tempo. E da questo punto di vista si capisce molto bene, credo, quale sia la cifra del nostro presente. No? Non provate mai più a cambiare il mondo, viene continuamente ribadito alle nuove generazioni, che sono esse stesse tenute, potremmo dire, sono esse stesse soggiogate al, come dire, al dominio morale, chissà per quanto tempo ancora, delle vecchie generazioni, no? Che predicano il disincanto, la rassegnazione, il cinismo, e in questo modo impediscono alla gioventù, che è una... già solo biologicamente è la classe rivoluzionaria per eccellenza, perché non può non essere rivoluzionario un giovane, ha il futuro di fronte a sé, non può adattarsi all'ordine presente. Invece oggi troviamo per la prima volta la figura assolutamente tragica dei giovani come prima categoria della storia umana integrata nella sovrastruttura e disintegrata nella struttura. Uso la sintassi di Marx. I giovani oggi sono disintegrati nella struttura perché sono marginalizzati completamente dal lavoro, dai posti di lavoro, dai posti nella cultura e così via. Sono ai margini della società, non hanno alcuna possibilità di inserirsi nella società. E al tempo stesso sono integrati nella sovrastruttura. Sono completamente permeati dalla logica dominante. Non hanno l'ideale, appunto, non hanno la possibile idea di un futuro alternativo da contrapporre al presente. I giovani, quando non inseguono ciecamente la religione della forma merce, il meglio che il capitalismo possa vendere ai suoi sudditi, no? La religione della merce perfetta, iPhone 4, 5, 6, per intenderci, quando non inseguono questo sogno della merce perfetta, sono dominati dalle ideologie novecentesche, no? Giovani antifascisti, giovani anticomunisti e così via, no? Scenario patetico dei giovani antifascisti che se le suonano in piazza con i giovani comunisti, mentre le banche, la finanza, che si sfregano le mani evidentemente di vedere queste giovani teste pensanti sacrificate sull'altare delle vecchie ideologie nel frattempo estinte. Ora, io credo che la nuova filosofia della prassi, se debba rinascere proprio sulla base del codice fondamentale dell'idealismo, sul codice fondamentale cioè di quella che già Gentile salutava come la rinascita dell'idealismo. Bisogna tornare cioè a pensare il presente come storia e come esito della prassi, di modo appunto da spezzare l'incantesimo della mistica della necessità che predica il mondo intrasformabile. Per fare questo occorre anzitutto riappropriarsi simbolicamente della filosofia idealistica. Ripartire dall'idealismo potrebbe essere il timbro di questa operazione. Ripartire dalla filosofia defatalizzante propria dell'idealismo. Perché oggi il paradosso non è soltanto quello ampiamente e tristemente noto degli uomini che amano la loro schiavitù.
Questo è un paradosso incredibile. Oggi gli uomini amano la loro schiavitù e subito delegittimano ogni tentativo che miri a liberarli. No? Siamo tutti nella caverna di Platone oggi. No? E quando torni eventualmente un Socrate a liberarci, gli somministriamo la cicuta. No? Non vogliamo farci liberare. Preferiamo la schiavitù con i suoi comfort, evidentemente, anche. E quando appunto questo... Per delegittimare questo paradigma occorre, dal mio punto di vista, tornare a pensare idealisticamente la realtà come prodotto di un'azione, pensare la realtà come storia e come prassi, defatalizzare l'esistente e pensare la nostra schiavitù come prodotto della nostra stessa azione. Quando Kant dice in che cos'è l'illuminismo, che l'illuminismo è l'uscita, Ausgang, da uno stato di minorità di cui siamo responsabili, dice l'aspetto fondamentale, cioè il fatto che la schiavitù, la minorità di cui siamo vittime oggi è un nostro prodotto, in quanto tale possiamo trasformarlo. Se volete, questo punto può essere ancora meglio espresso con un passaggio molto bello del Giulio Cesare di Shakespeare, in cui Cassio così si rivolge a Bruto: la colpa, caro Bruto, non è nelle stelle, ma in noi stessi se restiamo degli schiavi. In noi stessi se restiamo degli schiavi, perché appunto la realtà di cui siamo abitatori è un prodotto nostro, l'abbiamo creata noi, l'abbiamo posta in essere noi, e quindi è nostro compito fondamentale trasformarla. Per fare questo ovviamente occorre riappropriarsi, come qui ho detto in maniera molto sintetica e impressionistica, del codice idealistico che pensa l'identità di soggetto e oggetto nella storia, umanità e proprie realizzazioni storiche, l'identità in fieri di soggetto e oggetto, ma poi occorre come compito fondamentale la destrutturazione dell'ideologia oggi dominante della mistica della necessità. Ripeto, il discorso dominante oggi è quello che non predica il mondo come il migliore dei mondi possibili, ma semplicemente è il discorso che mira a convincere le nostre menti circa il fatto che questo che viviamo è il solo mondo possibile. Di modo che il sistema dominante acquisti in delegittimazione della prassi trasformatrice ciò che ha perso in estetica della compiutezza, potremmo dire. Di modo che, cioè, i miseri atomi sociali che sono imprigionati oggi, come nella caverna di Platone, nell'odierna gabbia d'acciaio del tecnocapitalismo, si convincano del fatto che le sbarre che li tengono prigionieri non possano essere forzate. Di modo, cioè, che il mondo predicato intrasformabile lo diventi effettivamente. Una sorta di micidiale profezia che si autoadempie, no? Il mondo diventa intrasformabile se noi pensiamo che lo sia. Il mondo diventa irredimibile se noi pensiamo che esso lo sia. Il filosofo calabrese Tommaso Campanella diceva: «Homo non potes facere, quod non credit posse facere». L'uomo non può fare ciò che non crede di poter fare. Se tu pensi che il mondo che stai vivendo sia intrasformabile, esso lo diventa effettivamente. Cioè il sistema dominante, con questo mi avvio rapidamente alla conclusione, mira a, potremmo dire, a produrre una sorta di fatalismo dello spettatore in forza del quale il mondo diventa esso stesso fatale. Mira cioè a produrre quel regno totale della passività moderna, come lo chiamava Debord nella società dello spettacolo, di cui ad esempio le prestazioni della mediacrazia televisiva sono un esempio inquietante, no? Lo spettatore, no? L'umanità oggi è ridotta a un gregge amorfo di attori nel regime conservativo della tecnica, in cui il fare frenetico e scomposto, come dicevo, è volto a mantenere illimitatamente lo status quo, o alternativamente, in maniera segretamente complementare, a un triste e desolante deserto di singoli atomi spettatori che riflettono passivamente le logiche del mondo, trasformato esso stesso in nuovo signore del mondo, in nuovo unico attore della realtà. Da questo punto di vista io credo che più che mai il compito primario di una nuova filosofia della prassi, come scriveva Adorno nei Minima Moralia, sia quello di fare lo sgambetto alle sane opinioni che dicono essere il mondo intrasformabile. Questo è il compito primario oggi di una filosofia della prassi, la defatalizzazione dell'esistente, la variazione del coefficiente di inevitabilità con cui le logiche ideologiche predicano intrasformabile il mondo. Bisogna cioè anzitutto riappropriarsi del senso della possibilità come stoffa di cui è intessuta la realtà.
un mondo pensato come intrasformabile non concede spazio per una trasformazione, evidentemente. Occupa l'immaginario, satura l'immaginario con la propria ideologia. Se oggi, per inciso, gli offesi del pianeta subiscono in silenzio, e potremmo ben dire a giusto titolo che ogni pancia vuota dovrebbe costituire un argomento contro il tecnocapitalismo, se gli offesi del pianeta subiscono in silenzio oggi, ciò dipende proprio dalla assenza, se volete, di un Weltbild, di una visione del mondo alternativa, in grado di far risplendere la possibilità dell'essere altrimenti rispetto a ciò che siamo. Oggi appunto il capitale trionfante ha desertificato l'immaginario compulsivamente saturandolo con le proprie prestazioni. Non siamo in grado di pensare ad altro se non all'orizzonte totalmente colonizzato dalla forma merce. Da questo punto di vista, e con questo veramente concludo, io credo che si debba ripartire da una frase di Adorno molto bella della dialettica negativa, che potrebbe costituire la stella polare per la riattivazione di una filosofia della prassi e per la ripresa di un'apertura di futuri alternativi. Oggi non si è parlato di questo, ma un altro grande assente nel discorso dominante è il futuro, no? Il futuro oggi è il regime di temporalità assente, viviamo nell'epoca dell'eterno presente, in cui c'è solo il presente riprodotto serialmente come solo destino possibile, no? In una desertificazione totale dei futuri possibili, potremmo dire, no? E questa frase di Adorno così recita, e con questa concludo: solo se ciò che c'è si lascia pensare come trasformabile, ciò che c'è non è tutto. Grazie. Vorrei sapere qual è l'idea, qual è il pensiero che ha trasformato la tua oggettività, il tuo oggetto di essere. Il mio pensiero? Sì. Ma il mio pensiero, come così dire? Bravo, nel senso cioè che la tua soggettività, il tuo pensiero ti ha, come dire, trasformato in un prodotto molto gradito e molto piacevole. Forse non mi ero fatto capire, ecco. Cioè, ma io credo di far parte di quelli della mia generazione che potremmo definire gli apoti, cioè quelli che non se la bevono, l'idea della intrasformabilità del mondo e l'idea della fine della storia, l'idea della fine dell'ideale e così via. Io ho sempre pensato che anche nell'odierno tempo della fine della storia qualcosa continuasse a mancare, no? Ed è per questo che sono ripartito nei miei studi, sono partito da Marx, che per me, ovviamente, essendo io nato nel 1983, non era e non è mai stato e mai lo sarà una Bibbia, ovviamente, o un libro di partito. Per me Marx era il segnalatore di un incendio, appunto, segnalatore della scandalosa assenza di qualcosa nel mondo di cui siamo abitatori oggi. E da questo punto di vista la mia lettura non marxista di Marx è stato il punto di partenza per una pratica di disobbedienza ragionata rispetto alle logiche del mondo odierno. Per cui Marx è stato sicuramente uno degli autori da cui sono partito. Il fatto che uno legga Marx e venga etichettato come marxista o stalinista, proprio come il fatto che uno vada a parlare di Marx a Casa Pound e diventi fascista, è un aspetto che rientra nelle ideologie a voler essere generosi, no? C'è una bella frase di Heidegger nei seminari in cui dice: l'importante è qui come sempre continuare a proseguire nella propria ricerca senza curarsi dell'opinione pubblica intorno a sé. Bene. Questa apertura e quindi questa possibilità di rilanciare mediante l'idea, mediante il pensiero, di rilanciare una positività, rilanciare un desiderio utile, non nel senso di utilitarismo,
ma di poter vedere ancora la possibilità della trasformazione a me dà veramente sommo piacere e credo anche a molti di voi, senza per questo indicare che sia esatta e unica questo pensiero. Però io in questi tempi vi assicuro che ho visto casi pratici, concreti, di omologazione che mi hanno fatto paura, mi hanno fatto spavento, proprio nelle cose minime della vita, negli oggetti che abbiamo, nei vestiti e quanto altro. Sono rimasto veramente sorpreso. Vabbè, a voi la parola, prego. Beh, io devo dire che sono molto meno convinto di ciò che ho sentito stasera. Anzi, mi sembra che fosse una sequenza abbastanza fitta di pregiudizi. Non so perché il professor Cusaro ritiene che il realismo, perché mi pare che tutto il tema di questa sera fosse la contrapposizione tra idealismo e realismo, non so perché sia convinto che il realismo non abbia l'idea che la realtà possa essere trasformata. Non è affatto vero, mi sembra un pregiudizio pensare che il realismo concepisca la realtà come statica. Anzi, secondo me, l'idealismo implicitamente riconosce che c'è una realtà e che la realtà va trasformata. Ma anche i realisti hanno questa stessa concezione, perché dovrebbero pensare che la realtà è inemendabile quella che è? L'economia, secondo quello che abbiamo sentito stasera, sarebbe la scienza che impone l'accettazione come naturale di quello che c'è e come immodificabile. Ma forse vale per gli economisti della scuola di Hayek, ma non vale per esempio per i keynesiani che chiedono l'intervento della politica governativa per modificare la situazione economica, per farla evolvere, per esempio. La tecnica, ma perché la tecnica dovrebbe avere soltanto un valore negativo? Il professor Cusaro insegna Vita e Salute di San Raffaele, ma credo, non lo so, ma credo che alla Vita e Salute di San Raffaele cerchino delle soluzioni tecniche, anche delle soluzioni tecniche di biotecnologie, di ingegneria biomedica, eccetera, per migliorare la salute, che vuol dire accettare la vita come valore. La tecnica non è solo negativa, certo c'è anche la tecnica negativa, c'è anche il condizionamento della tecnica, per carità. I filosofi ce lo stanno dicendo da un secolo, Heidegger, Sanders, Gustav Sanders, Galimberti, è un ritornello, i filosofi ritengono che la scienza non pensi, così diceva Heidegger, e che un Dio ci poteva salvare, ma secondo me questi discorsi sull'idealismo così raccontato, così esposto, in realtà sull'essere, sull'essente, queste cose sono un surrogato della religione. Dico francamente, non mi sembra che il giudizio oggettivo del realismo sia quello che si è uscito dalla relazione di stasera. Io posso rispondere? Sì. Ma intanto realismo, lei non so a quale realismo facesse riferimento, io ho fatto un riferimento così al realismo, al cosiddetto nuovo realismo, lei si riferiva a quello? Sì, anche a quello, sì. A quello, ma allora la questione è molto complessa, cercherò comunque non credo siano pregiudizi, semmai sono post-giudizi, cioè dopo aver letto le cose dei realisti ho espresso il mio giudizio, che quindi non è un pregiudizio, pregiudizio implicherebbe il fatto che uno parli senza cognizione di causa. Ora può essere che io dica cose sbagliate, però sono giudizi e non pregiudizi, è un po' ingeneroso dire che sono pregiudizi. Fermo restando che anche il pregiudizio ha il suo valore positivo, come insegna Gadamer. Comunque, il realismo, dal mio punto di vista, il nuovo realismo in realtà è un irrealismo, perché non c'è realtà se non quella storica, della concretezza storica. La realtà del realismo è una realtà irreale, che trascura completamente la dimensione storica. La sola realtà esistente è la realtà storica, l'ha detto molto bene Benedetto Croce questo. Per cui se per realismo intendiamo la considerazione per la Wirklichkeit, cioè la realtà concreta che si viene facendo tramite conflitti, scontri, opposizioni nel teatro della storia, allora io sono un grande realista se questo è il realismo. Ma dato che nel discorso dei realisti oggi il realismo implica sempre che la realtà è la tazzina che ho sul tavolo piuttosto che l'albero che ho di fronte, questo è il modo in cui, potremmo dire, variando la formula di Adorno, non si dà realtà vera nella falsa,
Non è realismo quello, è il completo irrealismo, semmai. La realtà è storica. Leggendo i testi dei cosiddetti realisti, io non vedo mai la dimensione storica. O sbaglio, non l'ho mai vista io, questa dimensione storica. La realtà, ben venga la realtà, l'idealismo mica nega la realtà, tra l'altro. L'idealismo deduce la realtà e la pensa come prassi e come storia. Quindi, appunto, anche qui la contrapposizione fra idealismo e realismo come è stata proposta, è un po' semplificatoria, forse. Dal mio punto di vista, l'idealismo è la sola filosofia in grado di dedurre geneticamente la realtà e di pensarla in maniera reale, cioè come storia e come concretezza, come prassi e come divenire. Laddove invece quello dei realisti è una pseudo-realtà, è la realtà positivistica sottratta alla prassi e alla storia, quindi è un concetto del tutto irreale di realtà, dal mio punto di vista almeno. Ciò detto, sull'economia, beh, certamente ci sono economisti che sono per l'emancipazione, altri invece che sono per la conservazione e così via, però il punto secondo me è un altro, cioè il fatto che potremmo dire il limite principale dell'economia, al di là di tutto, sta nel fatto che non può essere la soluzione oggi, perché è il problema l'economia. Ed è il problema per il fatto che essa stessa parte di quella visione del mondo che pensa tutto in termini di numeri e di quantità. Questo è il punto. Nel discorso degli economisti non si trova mai, ad esempio, il concetto idealistico di alienazione, ad esempio. No? E questo è un punto filosofico concettuale, se volete. E dal mio punto di vista è imprescindibile questo. Il vero problema oggi è non lasciare il potere agli economisti. Il potere agli economisti significa la tragedia massima, per il fatto che gli economisti calcolano e non pensano, e il potere agli economisti è quello che si è verificato nel 2011, quando il potere è andato in mano alla giunta militare di tipo economico di Mario Monti. Per la prima volta il potere agli economisti, con le tragedie sociali che abbiamo sperimentato e che ne sono derivate. Per cui io resto fermo nella mia visione. Sulla tecnica, ecco, dico l'ultima cosa sulla tecnica, certamente non bisogna demonizzare la tecnica, anche Heidegger lo diceva, tra l'altro, che forse è quello che più è andato giù pesante con la tecnica, diciamo, non bisogna demonizzare la tecnica, però non bisogna nemmeno utilizzare, cioè non bisogna essere allievi di Heidegger e non di Veltroni, per cui la tecnica è brutta ma anche ha degli aspetti positivi, è alienante ma anche ci dà dei vantaggi tecnici, cioè bisogna darne un'analisi filosofica, secondo me, per cui certo che porta degli aspetti utili anche nelle nostre vite. Però la tecnica è un problema metafisico, non è solo la tecnica dell'Università San Raffaele, che peraltro è appunto una tecnica che vedo quotidianamente lavorando là. La tecnica è un problema metafisico, molto più grande dei singoli marchingegni tecnici. La tecnica è una visione dell'essente molto precisa, e quindi è un problema di ordine metafisico. Un problema che implica, come dicevo, la riduzione di tutto l'essente a puro materiale disponibile per il disporre illimitato. E da questo punto di vista è un ben più ampio problema, per cui mi permetto di problematizzare, ecco, il tema della tecnica. Qua. Volevo fare una breve domanda sulla tecnica in mercato del tempo. L'intervallo di tempo che intercorre tra l'introduzione di un nuovo prodotto sul mercato e la sua distribuzione si accorcia sempre di più. Questo perché il mercato, per fare utili, deve introdurre sempre più velocemente nuovi prodotti e sempre più velocemente distruggerli. Questo segmento di tempo si riduce fino, secondo il mio parere, ad arrivare a un punto di non ritorno. Allora, in questo modo la domanda è, non è che il meccanismo poi praticamente salta dall'aria? Buonasera, una domanda anch'io. Tornando alla capacità di togliersi della crisi, che diceva calamità, magari non è calamità, bisogna sapersi sottrarsi. Poi io penso, vado sul sintetico, una famiglia che, o così tale, che può formarsi, una coppia può formarsi come famiglia per dei valori, deve acquistare una casa, giusto? Non avendo lavoro,
come può sottrarsi a questa cosa? Come la pensa la filosofia su questa cosa? Se io devo pagare, non ho lavoro, no? Quindi la crisi per me è una calamità. E dicevo, dobbiamo sapersi sottrarre da questa cosa. Quindi le chiedo un parere su questa cosa. Ne accogliamo ancora due, tre. Ma lo chiudiamo? No, no, rispondo a queste. Ma sì, sul fatto che gli intervalli temporali vadano sempre più accorciandosi, siamo d'accordissimo. Sul fatto che questo implichi la possibilità di un saltare da sé del sistema, io sono molto scettico. In questo io resto un fedele allievo di Gramsci, cioè il fatto che solo la prassi può trasformare l'ordine delle cose. Per cui sono diffidente rispetto a quelle visioni che pensano che si tratti di stare sul bordo del fiume ad aspettare che passi il cadavere del tecnocapitalismo. Io penso che queste sono forme di legittimazione della propria apraxia, cioè della propria assenza di azione, quelle che Gramsci chiamava la pigrizia fatalistica, usava questa espressione, la pigrizia fatalistica, cioè appunto bisogna agire per trasformare il mondo, se no il mondo da solo si trasforma solo in mondo sempre interno al tecnocapitalismo di cui dicevamo prima. Poi su quello che diceva lei sulla crisi, certamente che per il singolo individuo la crisi è un flagello che si abbatte, sembra abbattersi dall'alto, ma il problema è quando viene percepito complessivamente come se fosse una cosa autonoma, diremmo, no? Una calamità naturale. In realtà è un prodotto sociale la crisi, a cui possiamo ovviare sul piano sociale e politico, evidentemente. Per farlo ovviamente bisogna reintrodurre il primato della politica sull'economia, ma questo non è possibile finché il potere resta in mano alle entità sensibilmente sovrasensibili dei mercati, della finanza, della Banca Centrale Europea e di queste cose qua. Bisogna ripoliticizzare l'economia, direi, cioè reintrodurre un primato del politico sull'economico. E qui in questo caso diventa poi possibile gestire politicamente la vicenda. Oggi la politica non può far nulla, sia che ci sia Berlusconi, Renzi o Monti, per il fatto che sono, come dire, maschere di carattere che proseguono politicamente ciò che viene deciso in altra sede dagli economisti. Questo è il punto che vorrei fosse chiaro. Oggi all'interno dell'odierna Unione Europea non c'è più la politica, c'è solo l'economia. E anzi, l'Unione Europea è servita esattamente a questo, a togliere la politica e lasciare l'economia, a togliere la decisione sovrana dei popoli democratici e lasciare la scelta anonima, impersonale dei mercati, degli economisti e così via. Questo è il punto fondamentale, secondo me. Per cui un compito primo della filosofia della prassi è quello di ripoliticizzare il mondo anche. Ecco. Viviamo in un tempo di politica assente oggi, no? O meglio, in cui la politica diventa la continuazione dell'economia con altri mezzi. Questo scenario è uno scenario inedito, ovviamente. Da questo punto di vista, il discorso vetero-marxista dell'internazionalismo è l'altra faccia della globalizzazione finanziaria. Questo è il punto tragico. Bisogna abbandonare l'internazionalismo subito e tornare a prospettare unità politiche in cui reintrodurre il primato del politico sull'economico, oggi. Se mi domando cosa farebbe Marx oggi se fosse vivo, farebbe questo, evidentemente. Il solo modo per contrastare il fanatismo dell'economia oggi è quello appunto di reintrodurre un primato della politica sull'economia. Prego. Buonasera. Lei ha descritto un mondo ridotto a tecnica e il mondo ridotto a tecnica descrive a sua volta l'avvento del nichilismo. Le volevo chiedere in che rapporto stanno nichilismo e capitalismo? Grazie. Beh, rispondo a questa già o ne raccolgo un'altra? Questa è una domanda. Ce n'è un'altra. Ah. Ce n'è un'altra. Allora, volevo chiedere, ma... cioè, lei diceva che secondo l'idealismo c'è unità tra soggetto e oggetto, quindi tra io e altro. Ma questo non dovrebbe presupporre che la coscienza
sia dappertutto, non solo nel soggetto ma anche nella realtà, quindi una sorta di animismo, perché altrimenti come sarebbe possibile che ci fosse un'unità fra me e le cose esterne se anche loro non hanno una coscienza? Rispondo, ah, va bene. Beh, sul nichilismo e capitalismo io direi telegraficamente quanto segue, cioè che il nichilismo oggi è pienamente realizzato nel tecnocapitalismo. Il tecnocapitalismo è la realizzazione perfetta del nichilismo, dove per nichilismo si intende appunto quello che per nichilismo ha inteso Nietzsche, cioè la morte di Dio e la trasvalutazione, la fine, ecco, il precipitare nel nulla di tutti i valori. Oggi il capitalismo questo fa. Il capitalismo è nichilistico per il fatto che porta a compimento questa pratica di svalorizzazione integrale della realtà e di sua riduzione alla pura volontà di potenza, potremmo dire. Ecco, il capitalismo è nichilistico oggi per il fatto che, anzi potremmo dirla così, intrecciando Marx e Nietzsche, il nichilismo perfettamente realizzato di cui dice Nietzsche è la realtà capitalistica messa a tema da Marx, in cui c'è solo la merce più, no? Tutto diventa merce. È anche interessante il fatto che nella Gaia Scienza, nell'aforisma 125, Nietzsche faccia pronunciare all'uomo folle la morte di Dio al mercato proprio, che non è un luogo neutro il mercato. Dio muore nella società di mercato. Dio muore nel mondo in cui tutto diventa merce e in cui il solo valore superstite è il valore di scambio a cui tutto diventa sottoposto. Questo è oggi il nichilismo perfettamente realizzato, legittimato dal discorso dominante dell'economista, legittimato dal clero mediatico che non crede in nulla e parla di tutto, legittimato dal clero accademico che deve compulsivamente legittimare l'insensatezza divenuta realtà. No? Clero accademico, pur con alcune eccezioni, ovviamente. L'altra cosa, io e non io animismo, lì bisognerebbe fare un discorso molto più organico. Il tema della mia conferenza non era spiegare cos'è l'idealismo, cosa che richiederebbe un anno intero, ma era fare un breve excursus che desse il senso generale di cosa è, di quali sono i fondamenti generalissimi della filosofia della prassi. Ma io e non io è l'animismo, cioè non vuol dire che c'è un'anima nelle cose, ma vuol dire che tutte le cose esistono nella coscienza e nel pensiero pensante, che è un po' un'altra cosa in verità. Cioè quello che volevo dire molto semplicemente, parlando di idealismo, è che se voi ci pensate non c'è altra realtà se non quella che viene costruendosi nel e tramite il pensiero. Poi, da questo punto di vista, il realismo, e lo diceva già Gentile, non era un pregiudizio quello di Gentile, diceva il realismo è sempre ingenuo, lo dice in Genesi e struttura della società, il realismo è sempre ingenuo perché dimentica il fatto che ogni realtà incontrata è sempre già un pensato e dunque per ciò stesso è pensiero. Il realismo ha una sua... smaccate ingenuità nelle cose per il fatto che dimentica il fatto che tutta la realtà, nella misura in cui si dà mediata dal pensiero, è già il pensato di un pensare, no? E questo è difficile da smentire. Cosa dici del realismo di Ferrari? Io ho molta stima e amicizia per Maurizio Ferraris, che è stato ho seguito le sue lezioni a Torino, è stato uno dei professori che ho seguito, e ciò non di meno non sono d'accordo con la sua linea di pensiero del nuovo realismo. Il nuovo realismo, secondo me, è una visione che rientra in quelle che prima tracciavo come tipiche del nostro presente, che predicano il ritorno a una realtà irreale. La realtà del nuovo realismo non è mai la realtà dei rapporti di forza e delle contraddizioni dialettiche, non è mai la Wirklichkeit, la realtà che si viene facendo storicamente ritmata dalla prassi e dalle contraddizioni. È una realtà fatta di oggetti, potremmo dire, statici fra loro, statici e non relazionati storicamente. Ecco. Per cui, paradossalmente, io nei miei lavori do del nuovo realismo
una lettura apparentemente straniante, cioè lo leggo come la fase suprema del postmodernismo, come una, quasi come una figura dialettica della fenomenologia dello spirito, in cui come, il, come la virtù si traduce, si capovolge nel regno animale dello spirito, nel terrore, così il postmodernismo si capovolge nel nuovo realismo. Dopo aver negato l'esistenza della realtà e dei fatti, dopo aver detto che le utopie debbono essere abbandonate perché producono il male sulla terra, dopo aver deidealizzato il reale, dopo averlo appunto privato di passione utopica, allora può subentrare una sorta di riconciliazione con la realtà privata dalle, dalle passioni utopiche e dall'elemento ideale, potremmo dire, no? Paradossalmente questo emerge molto bene nel transito appunto da una visione del mondo di tipo postmoderno, in cui non ci sono fatti ma solo interpretazioni, a una visione del mondo di tipo neorealistica, in cui vi è solo la realtà fattuale così com'è e deve essere accettata in qualche misura, no? Tra l'altro nel manifesto del nuovo realismo l'aggettivo che compare più spesso è inemendabile, no? La realtà è inemendabile. Questo vuol dire che, appunto, è lì, è fier in equit, direbbe Gentile. Per cui è una proposta teorica sicuramente, sicuramente interessante, ma che io mi sento di garbatamente respingere. Non pensa che per fondare una nuova filosofia della prassi sia necessario rivedere un po' l'idea dell'uomo, cioè l'antropologia dell'uomo, nel senso che si... Finché viviamo in un mondo in cui si è l'individualismo impera, l'egocentrismo, come si possono cambiare le cose? Cioè, ma, mi sembra che manchi un discorso di comunità, l'individuo da solo non fa nulla, quindi la filosofia della prassi presuppone, a mio avviso, anche un discorso di comunità. Grazie. Rispondo? Ma ce n'è un altro. Posso? Sì. Farò un paragone per spiegare quello che intendo. La guerra c'è sempre stata nella storia dell'uomo, eppure da quando è stata scoperta l'energia atomica si è detto che l'uomo dovrà essere più cauto nel fare la guerra, tra virgolette, diciamo, perché le sue potenzialità sono molto più grandi di quelle che è in grado di controllare. Allo stesso modo ho l'impressione che anche dal punto di vista economico e politico questa globalizzazione capitalista sia lo stesso tipo di salto nei rapporti umani. Cioè c'è sempre stato anche il conflitto sociale, c'è sempre stata anche controproduzione, ci sono sempre stati soprusi, sprechi di risorse, fanno parte della storia. Però non sono mai arrivati a questo livello. Io ho la sensazione, vorrei sapere se è anche la tua, ho la sensazione che allo stesso modo come per l'energia atomica siamo a un punto in cui stiamo veramente rischiando molto più di quello che possiamo permetterci. Vorrei sapere se è anche questa la sensazione, se abbiamo raggiunto un livello di potenzialità distruttiva molto superiore a quella precedente nella storia. Un'altra? Prego. Perché così pochi filosofi contemporanei si pongono e inducono a porsi domande, secondo me, altamente filosofiche oggi, come per esempio di chi sono le banche, chi stampa i soldi, e li presta a interessi, a intere nazioni? Questa è una domanda evidentemente altamente critica e filosofica, proprio perché tende a mettere tra parentesi e a discutere criticamente e razionalmente quello che viene dato per scontato. Per esempio, perché bisogna pagare il debito pubblico? Si può non pagare il debito pubblico, almeno per quella parte, ed è quella preponderante, che è dovuto non a cittadini che hanno risparmiato i loro soldi comprando titoli dello Stato,
ma bensì, e siamo a più del 70% del debito pubblico, a giochi di alta speculazione finanziaria. E perché si è finanziarizzata l'economia? Ecco, lei è uno dei pochi, dei pochissimi, che almeno apre una finestra su questi temi. E quindi forse la colpa del fatto che c'è un dominio, direi, dispotico e dittatoriale dell'economia è dovuto anche al fatto che